Ascea, provincia di Salerno, mi trovo presso la Fondazione Alario in occasione del premio Antonio Pianese, seconda edizione, premio annuale per la generosità, la solidarietà e l'impegno sociale, organizzato dalla Vacanza del Sorriso con il patrocinio della Fondazione Alario e del Comune di Ascea. Oh, Santo Salomo. Adana Per me è un vero onore presentare questa serata perché siamo al cospetto, come dicevi tu, veramente di eccellenze nazionali nel campo della solidarietà. E tutto il Cilento dovrebbe essere davvero orgoglioso di ospitare queste eccellenze. Come è nato appunto questo premio giunto alla seconda edizione? E il premio nasce dalla volontà del presidente Giuseppe Damiani di ricordare questo primo bambino che è stato ospite nel Cilento e che strappò una promessa allo stesso Giuseppe. Cioè quella di continuare la vacanza del sorriso per gli altri bambini. Dopo pochi mesi Antonio Pianese volò in cielo, ma Giuseppe mantenne la promessa. E quindi da allora sono migliaia i bambini con le loro famiglie ad essere ospitate nel Cilento e da 2 anni. D'accordo con i genitori di Antonio Pianese, che questa sera saranno anche ospiti qui nella serata, ha organizzato questo premio per dare un riconoscimento ad altre persone, comunità, associazioni, istituzioni che nel corso dell'anno si sono distinte nel campo della solidarietà e dell'impegno sociale. Beh, siamo contentissimi perché insomma, tra gli assegnatari ci sono veramente delle strutture, degli operatori, dei personaggi, ecco, e delle organizzazioni di alto livello. Ecco, magari posso anche elencarveli. Oggi siamo stati a pranzo, sono ospiti del Cilento, ecco, del Valdidiano degli Albuni. Questi sono ospiti che possiamo dire che sono stati ospitati dalla Vacanza del Sorriso, ma in un modo più esteso da tutta la nostra comunità, perché la Vacanza del Sorriso ormai è una realtà che è condivisa, sostenuta da veramente migliaia di persone, migliaia di nostri concittadini. Però dietro la Vacanza del Sorriso organizzata c'è un'associazione, diciamo il nome. Sì, l'associazione Cilento Verde e Blu, che insomma, da tanti anni diciamo, che si impegna nella sociale e non solo, negli aspetti culturali e anche escursionistici, però ecco, nel tempo abbiamo un po' concentrato il nostro sforzo intorno alla Vacanza del Sorriso e poi anche intorno a questo premio Antonio Pianese, che è dedicato al primo bambino che ha partecipato, o meglio al primo gruppetto di bambini che partecipò nel lontano 2003. Però Antonio, ecco, è diventata una pietra miliare per vari motivi, soprattutto per la sua generosità.